Innanzitutto scusa la voce, ma ieri dalle 5 alle 7 sono stato pure io in curva e ci avete fatto tutto sangue, quindi sto un po' con la voce bassa. Partiamo da una gag bellissima che ha inventato il nostro cameraman: bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Ieri la partita, bicchiere mezzo vuoto, può essere questo il fatto che non vincete comunque dalla prima giornata, quindi la vittoria solo col Martina. Il bicchiere mezzo pieno, però, ancora una volta un pareggio acciuffato al 90esimo come alla Lamezia. È normale che comunque il bicchiere mezzo vuoto è dato al fatto che comunque non vinciamo da un paio di partite, però invece il bicchiere mezzo pieno è fatto da prestazioni secondo me di buona fattura, è solo condizionato dal fatto che non riusciamo ancora a concretizzare quelle occasioni che creiamo, però secondo me siamo sulla strada giusta. Ieri prima Cavallaro, poi Iemmello, poi al 93esimo Benjivenga che si segnava, finiva il mondo allo stadio, non voleva proprio entrare. Secondo me è un po' con la porta, bisogna buttare il sale da quelle parti là, perché già a Bollino, mi ricordo, una partita con la Versa, la stessa occasione non fece gol, quindi secondo me è la porta stregata. Un primo tempo forse un pochino sottotono, nel secondo tempo solo il Foggia, come mai? Secondo me non direi sottotono, perché comunque il primo tempo, se ci facciamo gol i primi 3 minuti, la partita va in discesa, invece la palla non è voluta entrare e subito dopo l'azione, dopo 2-3 minuti, l'hanno fatto gol loro sulla prima occasione, l'unica della gara, penso, che Narciso non ha fatto una parata, quindi mentre il secondo tempo alla ricerca del risultato abbiamo spinto di più e quindi c'è stata più forza e più spirito di sacrificio. In molti tifosi dopo queste prime giornate c'è chi dice che il Foggia De Zerbi non ha gioco, chi dice che invece ha un gran gioco, tutti concordano sul fatto che ci sia comunque grinta e voglia di fare dei giocatori durante le partite. Secondo te sta tardando ad arrivare un po' lo stile di gioco che vi sta dicendo De Zerbi o c'è già? Io penso che comunque ci sono sempre margini di miglioramento, perché comunque la perfezione non c'è mai, però come aveva detto anche il mister, in determinate circostanze questa squadra ha già una grandissima identità, perché comunque mettere sotto per 90 minuti una squadra come la Salernitana, fatta di giocatori che hanno giocato in categorie superiori, non è facile, quindi secondo me, ripeto, siamo sulla strada giusta, bisogna solo sbloccare il fatto della vittoria. Su una cosa ribadisce sempre mister De Zerbi in conferenza stampa, che siete il più bel gruppo che ha avuto in 17 anni di carriera, anche da quando era giocatore. È davvero così unito come era l'anno scorso? Sì, è la cosa più importante è il gruppo. Infatti il mister ogni tanto rosica, perché vorrebbe scendere anche lui in campo, perché c'è ancora quella carica dentro che vorrebbe dare in campo e quindi essere l'artefice principale. Però ripeto, secondo me alla fine la cosa più importante è crederci e metterci la giusta convinzione, perché alla fine i risultati arriveranno. Però molti tifosi in curva hanno detto che se aveste giocato con Aversa e Melfi con la stessa grinta di ieri si portavano a casa 6 punti e magari anche col Benevento, non dico 6 ma qualcosina in più. Come mai questa differenza di atteggiamento a volte nell'approccio alla gara e anche nella reazione? Io secondo me adesso, dopo che abbiamo fatto queste 7 partite, questo è un mio pensiero personale, penso di molti, il Foggia secondo me non ha mai demeritato dinanzi all'avversario, l'avversario non ha mai messo sotto, anche a Benevento, dove dicono che il Foggia non ha giocato bene, però se andiamo a vedere le statistiche, il Foggia ha fatto 15 tiri e il Benevento 5, di cui 2 ne ha concretizzati. Però al di là di tutto, la cosa più importante, è ovvio, nel calcio come in tutti gli sport, è il risultato. Quindi adesso noi siamo zitti, pedaliamo e
dobbiamo cercare il risultato, che è quello della vittoria, che è la cosa più importante. A proposito dei risultati, inizio stagione i proclami erano assolutamente quelli di salvezza, poi un po' con gli arrivi di Sarno, di Potenza, il completamento della squadra, sia Verile che il presidente Locampo si erano un pochino sbilanciati. Oddio, Locampo si era molto sbilanciato parlando di playoff alla presentazione di Sarno. Tu come la vedi? Dove può arrivare onestamente la squadra? Beh, io non faccio mai proclami, io vedo sempre giorno dopo giorno, però posso dire che vivendo all'interno del gruppo posso dire che questo gruppo è fatto di grandissimi uomini e grandi giocatori che comunque possiamo fare delle grandi cose. È ovvio che a fare il salto di categoria è difficile, perché comunque ci sono anche tante squadre blasonate, tante squadre fatte di giocatori importanti di categoria superiore, però noi ci faremo rispettare in ogni partita. È normale che adesso dobbiamo incominciare a stringere e quindi a cercare più risultato e a volte meno anche la prestazione, perché adesso secondo me le prime 7 partite noi abbiamo giocato bene, solo che abbiamo raccolto di meno quanto abbiamo fatto. Una partita come quella di ieri, ovviamente Foggia l'aspettava da una settimana, si parlava solo di quello, una grandissima cornice di pubblico, per una volta anche la tifoseria ospite presente, anche se insomma pochini. Come la vive, come l'hai vissuta, come si vive una partita così aspettata tanto e con quella cornice di pubblico e con quell'esultanza al 90esimo? Beh, è normale, io faccio i complimenti a tutta la cornice di pubblico e i club organizzati e quindi anche a tutti gli spettatori che hanno pagato il biglietto, quindi sono stati numerosi, ci hanno dato quella carica in più di portare a casa un risultato positivo. E niente, è normale che quando giochi col 12esimo in campo è diverso. Io personalmente ci sono abituato perché qui sono nato e quindi so quanto è importante il tifo di Foggia, mentre per i nuovi a fine partita hanno esclamato grandissima soddisfazione e quindi non avevo mai visto un pubblico così, quindi io d'altronde dicevo, se facciamo ancora meglio riusciamo a vincere tutte le partite, lo stadio si riempie fino alla capienza massima, quindi è una cosa importante. C'è qualcuno dei compagni che non è abituato e è rimasto stupito particolarmente da questa situazione, dal pubblico? Beh, alla fine chi ha giocato in piazze meno importanti, è normale che comunque la piazza di Foggia, ripeto, è una piazza importante, ha fatto la Serie A, quindi vive di calcio, è normale che, come ho detto prima, chi ha giocato in categorie inferiori non c'è la stessa determinazione, la stessa voglia di andare a vedere le partite della propria squadra, quindi però l'importante è, come si dice, l'appetito viene mangiando, quindi bisogna noi portare più gente allo stadio. Perché quest'anno sei uno dei senatori, quindi devi anche fare da chioccio ai nuovi e farli abituare a questo pubblico, insomma. Sì, ma è normale che comunque il gruppo è fatto di molti foggiani, quindi chi è arrivato si è adattato benissimo e sa già cosa la piazza di Foggia e cosa la squadra, la società pretende da noi calciatori. I due allenatori tuoi, Padalino e De Zerbi, adesso qual è la più grande, cioè non chi è il migliore o il peggiore, qual è la più grande differenza tra i due secondo te? La più grande differenza posso dire che hanno tutte e due grandissima personalità. Padalino comunque ha portato il Foggia dalla D alla C unica nonostante una situazione difficile, quindi ha avuto grande attaccamento alla maglia e gli ha mostrato grandi doti di allenatore, variando anche diversi moduli, e quindi io sinceramente lo ringrazio, perché comunque se sono qui a disputare quest'anno un buon campionato soprattutto lo merito suo, perché comunque ha avuto fiducia in me. Mentre De Zerbi, come ho detto prima, grandissima personalità, si è calato nella mentalità, ha avuto un grande attaccamento anche lui alla maglia nonostante avesse giocato lo ringrazio anche perché comunque mi sta dando grande fiducia e spero che la fiducia la sto ripagando, quindi
più che differenza, diciamo, hanno delle caratteristiche simili, ovviamente differenziate dalla, diciamo, dal tipo di idea di gioco, che comunque De Zerbi gioca un 4-3-3 e Padalino, diciamo, ha variato molti moduli, quindi un po' più propositivo, diciamo, il gioco di De Zerbi, forse. Sì, un po' più propositivo, un po' più a comandare il gioco, a cercare le azioni d'attacco, molto più fatto di possesso palla e quindi alla ricerca della densità e della quindi penso che siano due grandi allenatori che sicuramente faranno strada. Ci si diverte di più col modulo di De Zerbi, già? Sì, perché si diverte di più, è più offensivo, è fatto di marcatura preventiva, però ripeto, io mi sono trovato benissimo con tutti e due gli allenatori. Adesso il momento, cioè, ti tocca, sono le domande di Gab, quindi già sai che, insomma, sei il loro pupillo, sì. Esatto. Quindi fatti il segno della croce e vai avanti. Allora, prima Costinone, calciatore di grande esperienza nonostante la giovane età, potente ala adattato a terzino, in grado sia di difendere che di attaccare, regalando anche giocate e gol di straordinaria fattura. Hai mai sentito così tante cazzate messe insieme? No, però è normale che quando si parla di me susciti questo grande entusiasmo. Foggia, Martina, Provercelli e Montichiari, le tappe della tua carriera. Di la verità, nel Barcellona ci speri ancora? Sì, sono ancora giovane, voglio ancora fare carriera. La scorsa stagione affermasti che il tuo sogno era quello di giocare in Serie A con la maglia del Foggia. Quest'anno hai invece detto che la gara, finita poi 0-0 contro il Melfi, doveva essere giocata come se fosse una finale di Champions League. Secondo te c'è speranza che si possa trovare una cura per i danni al tuo cervello? È difficile, devono ancora creare questa medicina, che però io sogno ad occhi aperti. Ci credo ancora. Da centrocampista all'ala, passando ora al ruolo di terzino, hai praticamente ricoperto egregiamente qualsiasi ruolo disponibile in campo. Pensi potresti sostituire egregiamente anche Scagarone? Sì, già io l'ho detto. Ho detto che posso fare anche racchetta palla, anche se l'ho fatto precedentemente quando da piccolo. E quindi adesso ognuno si deve sentire un po' in pericolo perché gli rubo il posto. Sì. Da tifoso, ti aspettavi una campagna acquisti del genere? Secondo te, col budget che la società ha messo a disposizione per sistemare la squadra, anziché alla Taquark Hotel, non era meglio andare su Groupon? Secondo me pure su Zalando poteva andare. No, vabbè, io è normale, adesso ci scherziamo, però bisogna fare i complimenti alla società perché nonostante le difficoltà ha portato i giocatori che hanno vinto i campionati, quindi è tanto di cappello. È vero che quest'estate sei stato vicinissimo a vestire una maglia di Serie B, alla fine perché non te la sei più comprata? Perché costa abbastanza. Capitolo compagni di squadra. Da più di un mese si è aggregato alla squadra l'ex baby prodigio Sarmo, ma ancora nessuno gli ha visto fare le giocate, ha visto cosa sa fare. Ti risulta che potrebbe essere ancora in fermo deposito la Bartolini? Sperando che non fallisce la Bartolini, però Sarno è un giocatore di cui bisogna fidarsi perché ha delle doti importanti che può risolvere le partite da un momento all'altro, quindi le può far vincere. Viste le doti innate di mediatore e paciere, credi che prima o poi Iammello potrà diventare ambasciatore UNICEF? No, è difficile perché ha un carattere forte, quindi ha una grande personalità, è un po' difficile. Però finché segna tutto a posto. Sì. Tre pareggi su tre partite, è un messaggio chiaro alle rivali del tipo fate cacare come noi quest'anno? No, perché se pensiamo all'Inter di Mancini che pareggiava sempre, ha vinto lo scudetto, quindi ci spero. L'auspicio è buono. Alla luce di questi risultati, pensi che siamo già fuori dalla lotta per illudersi di poter salire in B? No, bisogna vivere giorno dopo giorno e quindi puntare sempre al massimo. È normale, bisogna tenere sempre i piedi per terra, però noi cercheremo agli scettici di farli ricredere. Alla prima uscita la squadra è stata bella e convincente, sai che anche la mia fidanzata mi ha fregato così. E quello è il problema, devi dire il resto tu, però noi penso che il profilo sempre quello è stato, quindi bisogna solo continuare così.
Guglielmo Isotti, Adamo Digno, Vincenzo Mormile, Abdullaye Niang sono solo alcuni dei nomi con cui ha avuto il piacere, punto interrogativo, di giocare a Foggia. La Camorra è riuscita poi a riciclare questi rifiuti pericolosi? Dove sono sepolti ora? Cattiva, beh. Questa, io non lo so, però può darsi che siano pure a Foggia, non lo so se l'hanno. Sei stato un giocatore del Foggia durante l'epoca di Campilongo, per poi tornare durante la terza esperienza di Zeman e di nuovo sei tornato nella squadra della tua città in Serie D da 3 stagioni. Ci spieghi brevemente che dobbiamo fare per lavarti? Io spero che non ci vuole tanto, però sarà difficile perché questa maglia la tengo cucita addosso. Speriamo che prima della Serie B non te la togli, dai. Sì, sì, anche dalla Serie A perché quello è il mio sogno. Esatto, portare il Foggia in Serie A. No.